Salve, buonasera a tutti, sono Vincenzo Paparone, come diceva la nostra insegnante, 33, anche se tendo a rubarne sempre un po', non li ho ancora compiuti, quindi 32. Io ho visto insomma l'organizzazione di questo foro, insomma sono molto emozionato nello stare qua, perché a vedere i curriculum e le biografie di tutti quelli che interverranno oggi, la mia sembra un po' una candidatura che non ci sta per niente bene. Io non faccio nessun tipo di lavoro particolare, è difficile, mi occupo di capelli, però essendo nato in un quartiere come San Giovanni a Teduccio ed essendoci nato nell'82, quindi avendo vissuto gli anni 90, insomma, quindi l'esplosione di droga e armi da fuoco, insomma, che impazzavano da un punto all'altro, ho deciso sin da bambino, insomma, di vivere la mia vita in un salone che mio padre a barra all'angolo tra via Villa Bisignano e Corso Sirena. E da lì, insomma, ho studiato lì nel pomeriggio dopo la scuola, insomma, ho vissuto tutta la mia infanzia. Questo lavoro ha iniziato ad appassionarmi, un po' perché mio padre lo faceva solo per necessità e non perché gli piaceva effettivamente, e un po' anche perché è iniziato a piacermi, perché ha avuto un'evoluzione poi negli anni, insomma oggi vediamo questo lavoro che fortunatamente insomma ci ha portato ad essere presenti su moltissime riviste del settore, ad avere a che fare con il mondo del cinema, con il mondo dello spettacolo, insomma ad avere persone che ci raggiungono da tutte le parti insomma d'Italia. Abbiamo clienti che arrivano da Milano, Torino, Roma, insomma, che vengono a barra per tagliarsi i capelli e poi tornare nella loro città. Insomma, quando me l'hanno detto io ridevo perché non ci credevo, alla fine è stato così. Mi sono diplomato all'Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi qui a San Giorgio, perché insomma, come volere di mia mamma, dovevo avere il titolino di studio, insomma, che mi è servito, insomma, per capire tante altre cose. Poi quando ho intrapreso l'attività di insegnante nel mio settore, quindi ho capito anche cosa significava rompere un po' le scatole a chi voleva seguire con attenzione la lezione, perché nella sua testolina aveva già il suo futuro visto lì come un architetto, come un ingegnere e così via, e invece io gli rompevo le palle perché volevo fare solo i capelli sostanzialmente. Ho viaggiato un po' perché insomma le strutture che abbiamo in Campania, anche nel nostro settore, sono molto molto carenti. La mia formazione professionale si è sviluppata prima a Londra e poi a Milano in Toninga Academy, non so se qualcuno di voi la conosce, ma è una delle insomma accademie più importanti a livello internazionale. Sono tornato in Italia, ho lavorato per 5 anni in Galleria Umberto, in uno spazio di 200 metri quadrati dove ero direttore artistico sia dell'accademia che insomma direttore artistico anche del salone, ed oggi abbiamo scelto via Brin come nuova sede per la nostra struttura, che sarà di 550 metri quadrati e che ospiterà, a parte la parte legata proprio ai capelli, anche un centro benessere, anche una scuola di formazione professionale e poi tutta un'ala dedicata agli uffici. Quindi noi faremo, per chi vuole intraprendere questa attività di parrucchiere come ho fatto io tanti anni fa, avremo tutta una parte che andrà dalla parte pratica, quindi tagliare capelli e tutto quanto, fino a un discorso di consulenza sia fiscale che finanziaria, sia di marketing, management, insomma, quindi un parrucchiere che vorrà intraprendere l'attività potrà farlo con noi a 360 gradi. La cosa bella del progetto, ed è legato poi al territorio, il progetto si chiamerà Capera, e quindi insomma abbiamo voluto riprendere questo vecchio termine napoletano che risale un po' al 1400-1500 più o meno, e la Capera, molti di voi forse l'hanno già sentita nominare, era colei che si prendeva cura insomma dei capelli e nella fattispecie soprattutto nei castelli, no? Nelle donne reali, insomma, quindi regine, principesse e tutto quanto. E quello lì è un lavoro che nel 500 appunto veniva fatto, la capera passava l'intera giornata a fianco della sua cliente, quindi era un modo anche per riuscire in primis a prendere tante informazioni e poi riportarle al popolo, ma allo stesso tempo a riportare tutto quelli che erano i malcontenti del popolo alla corte. Insomma, questo nome un po' ci è rimasto perché insomma siamo soprattutto dei confidenti con i nostri clienti, insomma ognuno si apre dopo un po' e ci racconta tutto quello che succede. Ovviamente oggi siamo un po' più tenuti a mantenere il riserbo piuttosto che andare in giro a raccontare le cose. Vi lascio dicendovi che insomma queste iniziative a me fanno molto felice, perché sono molto contento che anche la nostra periferia può raccontare la propria realtà, e facendolo ovviamente passando per una parola che tutti conosciamo ma che nessuno apprezza, che è la quotidianità. Andiamo, grazie a tutti.